prima ci stava arrivando una segnalazione dei vincitori del premio online. Quindi adesso vediamo se ci ritorna la busta. E ecco che ci sono arrivati. Allora, vincitore Fedor Rudin. Quindi diciamo che la standing ovation del pubblico è stata corrispondeva alla votazione online. Troviamo al secondo posto Oleksandr Pushkarenko e poi al terzo posto troviamo Kevin Zhu, al quarto posto troviamo Kim Stephen e al quinto posto Luke Su. E poi al sesto posto Ilian Miang. Allora, questi voti però non vanno sommati ai voti del pubblico, che in sala avevano dei cartoncini che andavano posti poi in un'urna, che adesso sono i voti online, i voti che adesso li stanno contando. Allora, direi che a questo punto noi ci salutiamo per un po', finché la giuria non si ricompone sul palcoscenico. E diamo la pubblicità, grazie per essere stati con noi, ci vediamo dopo. Grazie, a dopo. Now we are going to stop this streaming, waiting for the decision of the jury. And just to know, we have had the final results of the online vote. The evaluation. Evaluation. So we have the winner with Fedor Rudin, the first place, second place Oleksandr Pushkarenko, third place Zhu Kevin, fourth place Stephen Kim, fifth place Luke Zhu, sixth place we have the last one Ilang Jiang. Benvenuti a Oleksandr Pushkarenko. Allora, nel frattempo parliamo italiano? Sì. Parliamo italiano? Benissimo. Tu parli italiano. Tu sei genovese? Ormai sei genovese, mi hanno detto. Quindi, com'è da genovese partecipare a un concorso come Paganini? No, per me è grande onore e grande soddisfazione di suonare in finale del più prestigioso concorso del mondo, che è stato uno dei primi concorsi dell'Associazione Mondiale dei Concorsi Internazionali del Mondo. È primo il mio insegnante di violino, Salvatore Accardo, dove ho studiato a Cremona, nell'Accademia Walter Stauffer, alcuni anni. Lui è stato primo vincitore italiano del premio Paganini. Adesso una domanda che è banalissima. Siete un po' più tranquilli adesso che è finito tutto? Sicuramente, penso che siamo tutti un po' più tranquilli. Controllo. Ok. Dovrebbe essere attivo? No, okay. Penso che non importano adesso i risultati, perché c'era tanto stress e tanto da suonare in una settimana, perché il concorso, il premio Paganini ha un programma enorme, e particolarmente quest'anno, quando dobbiamo suonare Sei Capricci e un brano contemporaneo difficilissimo, e due concerti in finale, e tutto questo in una settimana. Ma è la parte del job, e anche del gioco, sì, facciamo concorsi. E in tutto questo lavoro avete avuto il tempo di assaggiare il pesto, la focaccia, oppure siete rimasti... Tutti i giorni, sicuramente, ecco. sì. Invece c'è una cosa che vi ha colpito di Genova, la città di Paganini, oppure... avete trovato una cosa venendo a Genova che vi ha colpito particolarmente della città? No, per me, come sono cresciuto in Francia, mi sento qua molto similare come nel sud di Francia. Sì, penso assomiglia che molto alla Costa Azzurra. C'è un flair, un'atmosfera che è simile. E allora mi sento un po' come a casa qua, per questo. Allora, tutto sommato, quando uno si sente a casa riesce anche a
stare meglio e esprimere meglio quello che vuole fare, no? Magari sì, con un pubblico tanto entusiasmo è anche più facile di esprimere. Abbiamo visto, lo dicevamo prima, sì. Abbiamo visto prima che tra il pubblico abbiamo notato ci sono molti giovani, tantissimi giovani rispetto a quello che si di solito è il pubblico del teatro, il pubblico della musica in generale, quindi anche un grazie a voi che avete portato tantissimi giovani a sentirvi, diventerete dei modelli, i finalisti del concorso Paganini sono dei modelli per tanti giovani musicisti che suonano e che stanno studiando e che vedono voi come un grande punto d'arrivo, quindi grazie anche a voi di essere venuti. E, c'è qualcuno che volete salutare? Silenzio. Sì, sicuramente. Io voglio salutare tutta la mia famiglia e più particolarmente la mia mamma, la mia nonna che stanno guardando, probabilmente anche la mia fidanzata Giulia e il mio professore Piera Moyal che sta anche guardando il video. Bene, Alexander? Io vorrei trasmettere auguri cordiali anche al mio docente di violino Mario Trabucco, che era il curatore del violino di Paganini, il canone per molti anni. E ho avuto la fortuna di stare vicino alla mano che era sul polso del canone di molti anni. E lui mi ha trasmesso tanti segreti come suonare questo strumento. Bene, adesso per voi verrà anche una parte un po' difficile, no? Il fatto di aspettare il risultato. Noi da parte nostra dello streaming vi possiamo dire veramente bravi. Sì, ho voluto ancora per Genova, sì? Per motivo che la casa di Paganini era distrutta. Sì. Mi sembra nel 1975. Sì, è stata distrutta sì per una quindi ho progettato, ho disegnato sul computer e poi ho chiesto il pittore di disegnare il mio progetto del monumento a Paganini, che magari sarebbe se puoi dopo alcuni anni trovare i fondi, i soldi per costruire questo monumento sul posto dove Paganini, c'era la casa di Paganini. Sì, è nato, ma almeno di mettere un poster con immagini di questo monumento. Adesso la città si sta risvegliando, lo dicevamo prima, Paganini sta diventando la cosa più cliccata sul web su Genova. Noi vi facciamo solo un piccolo omaggio. Questi sono i cioccolatini che sono stati fatti in onore di questo concorso, sono stati ideati e sono stati fatti dalla cioccolateria Buffa, è una cioccolateria genovese, e sono stati creati apposta e si chiamano Il Cannone. Esatto. Sono buoni? Ecco, quindi avete molto gustosi. Avete chiedere a Pedro Lugli quanto operismo c'è nella musica di Paganini. Sente l'opera? Mi scusa. Fedor, devi rispondere bene perché sono una cantante d'opera, quindi. E quindi è interessante. No, io penso che per me, comunque, adesso da 2 anni sono studiando la direzione d'orchestra e anche la direzione d'opera, allora mi sento ancora più vicino di questa della musica di Paganini, anche perché. Per questo elemento di opera, perché è tutto bel canto, è tutta l'opera italiana, è tutto Donizetti, Rossini. Il virtuosismo di Paganini può essere paragonato al virtuosismo di Rossini. Non solo il virtuosismo, ma anche cantabilità. No. La cosa naturale, come sì. La melodia naturale, che è cosa tipica italiana, perché non ci sono solo italiani che possono scrivere così, perché è la lingua italiana che è così, che è così bella, musicale. Che è così musicale, e questo si trova anche nella musica di Paganini. Io vorrei aggiungere che per me nell'esecuzione dei brani di Paganini è molto importante di far mostrare l'essenza romantica della musica, esatto. Paganini era ovviamente il primo compositore che ha
ha scoperto lo stile del romanticismo. Beh, comunque l'abbiamo visto poi per noi... Ovviamente è stato questo stile è stato influenzato dalla natura di Genova, da mare, da montagni, da proprio di questo Mediterraneo, di questo clima meraviglioso, è sempre primavera. Siamo per sempre noi è stato primavera. Molto interessante vedere tutti voi, sei finalisti, cimentarvi con lo stesso brano, perché abbiamo avuto la possibilità di sentire sei concerti diversi in realtà, e questo appunto è quello che state dicendo, il fatto di mettere il vostro romanticismo, la vostra visione di quello che è uno dei grandi concerti di Paganini, quindi quello che è stato la bandiera di Paganini, insomma, molto mondo molto interessante, è il concerto numero uno. Sì, è stato veramente veramente interessante, grazie per essere stati con noi. Ecco, chiediamo se mi passi il pennarello, Serena. Sì. Di mettere l'autografo sia Oleksandr Puškarenko, mancano i vostri autografi, Rudy Fedor. Cominciamo da Puškarenko, allora, qua. Oleksandr per primo. Questi poi li vendiamo su eBay, non preoccupatevi. Adesso facciamo un'asta online. E qui Fedor Rudin. Grazie. Allora, a noi è arrivata dalla regia, sono arrivate delle foto di qualche anno fa, che adesso noi facciamo vedere in camera, che ritraggono Fedor Rudin qualche anno fa. Terribile, terribile. Al concorso Paganini. Quanti anni avevi qua? 17. Ah, giovanissimo. 17 anni. Un bambino praticamente. Eccolo qua. Non che adesso, un bambino anche adesso, ma... Un po' più vecchio, è un po' più difficile suonare Paganini adesso. Beh, quando si è giovanissimi forse... Queste sono delle foto che sono rimaste in archivio e che hanno voluto portarti per farti vedere come passano gli anni. Bianca Fusco, che adesso tra qualche anno porterà le nostre foto di quando eravamo giovani. Bene ragazzi, volete un altro cioccolatino? Sì, perché tu hai finito di suonare, mi sa che hai ancora un po' di energia, un po' di fame. Anzi, mi sa che Bianca ha una foto mentre prendi il cioccolatino. Fedor Rudin? Con 5 anni. 5 anni, allora sono 20 anni. E con Oleksandr quando ha cominciato a suonare il violino? Ho iniziato a 4 anni. 4 anni. Ecco. Quindi. Se io dicessi a mio figlio di 4 anni di suonare il violino, penso che ogni tanto sì, lo suona, però ha rotto un ponticello, una corda, perché lo usa come spada. Però effettivamente parlavamo anche con gli altri concorrenti che il rapporto di un violinista con il proprio violino è molto intimo, perché è una cosa, è un rapporto che nasce piano piano. Nel violino tutte le note vanno costruite, ogni posizione va costruita, consolidata, ogni violino deve essere conosciuto, nel senso che non è un pianoforte che hanno tutti la stessa larghezza di tasti, basta che ci sia una tastiera leggermente più corta, che cambiano tutte le posizioni, quindi sicuramente è un rapporto molto stretto quello che avete voi col vostro violino e le ore che dedicate a uno strumento che fa è più vicino, parte, è più sì, vicino diventa, al musicista, fa parte del corpo del musicista. Sì, quasi. Diventa un prolungamento di un braccio, esatto. Praticamente, giusto? Io penso che anche tutti i violini sono un corpo che vive, un corpo vivente che che con tutti i violinisti che hanno suonato che cambia o diventa un po' capriccioso, non sappiamo, ma questo con la cosa molto personale, questo è importante. Io devo dire che adesso un nuovo violino che ho ottenuto fra un mese solo, è un violino assolutamente incredibile. Che non è quello che hai usato questa sera. No, che è questo che ho usato stasera. Questo è solo un mese? È solo un mese, è un violino incredibile e ha totalmente cambiato la mia maniera di suonare Infatti dicevamo prima che uno strumento, un buono strumento comunque...
cambia il modo di esprimere anche le emozioni di un violinista, perché avere uno strumento reattivo aiuta anche un violinista a esprimere meglio quello che vuole esprimere. Ma Paganini diceva che lui il violino insegna a lui a suonare. Sì, sì. Sì. È corretto. È vero. E comunque appunto proprio anche nei virtuosismi avere un violino reattivo, anche di pulizia di suono, sicuramente aiuta nella facilità di esecuzione, giusto? Prego. Sì, sì, assolutamente. Io conosco anche chitarre, stesse cose, non solo che suonano meglio, o più forte o più timbro, ma anche proprio qualità esecutiva. Sembra che il musicista subito di più alto, sì, livello. Sì, di un altro livello. Qual è il pezzo di Paganini che vi piace di più? O che vi piace o che vi diverte più suonare? A me piacerebbe suonare il primo concerto, ma nella tonalità d'origine, in mi bemol maggiore. Ah, quindi mezzo tono sopra. A me mi piacerebbe di fare questo. Perché sì. Prende un suono più brillante? Sì, perché è scritto così. Ma sfortunatamente non c'è molta gente che lo suona in mi bemol maggiore. Di provare sarebbe interessante di vedere, perché mi bemol maggiore è una tonalità molto calore in violino, molto sì, calda. Il bemolle porta sempre un grande calore al suono. Sarebbe interessante. Per ho, me. Ho sentito, era il concerto di Massimo Quarta a Kiev, lui suonava in mi bemol maggiore. Sì, ah. Lui ha registrato anche con l'orchestra. Ho sentito proprio dal vivo, sì. Nel teatro d'opera. A me piacerebbe molto, mancava al concorso nel corpo non mi sento, per esempio, del brano Le variazioni sono sul tema dell'opera di Giovanni Paisiello, La Molinara. Sì, sì, sì. Sì. E anche piace molto i palpiti, le streghe. Sono tutti brani, penso, abbastanza divertenti anche, sì, da suonare, che in cui ci si diverte molto, oltre alla difficoltà tecnica, alla fine anche sono di grande impatto col pubblico. Paganini è come continuare a fare un acuto per un soprano, un tenore, nel senso che nel virtuosismo si porta sempre grande impatto sul pubblico, no? Questo viene riscontrato, cioè con suonare un concerto di Sibelius o finire con un concerto di Paganini, l'emozione che viene data al pubblico forse è differente. Penso che l'emozione del pubblico genovese è anche differente quando si suona Paganini. Quello è vero, noi siamo abbastanza sì, campanilisti. Sicuramente sì, è diverso. Infatti è diverso. Comunque Paganini, chiedo scusa, Paganini compositore o Paganini virtuoso? Sì. Qual è la cosa più rilevante secondo voi? No, Paganini era uno dei primi, c'era prima una, non c'era la differenza tra il compositore e l'interpreta, sì? Comunque Mozart ha suonato e Bach ha suonato e Beethoven ha suonato e Paganini ha suonato, ma era una nuova cosa, era qualcosa di stupendo, di sì, incredibile, era completamente dai canoni per l'epoca. Ci sono stati molti compositori e interpreti che ci sono ispirati da Paganini, sì, come Franz Liszt o Chopin. Schumann era considerato qua il violinista del diavolo, no? Proprio per questa sua follia anche di compositore, ineguagliabile. No? Questo che era adesso c'è un troppo grande spazio tra l'interpreta e il compositore, certo. È un po' un peccato, prima non era disgiunto. Mi sembra che è importante quando il pubblico può subito sentire quello che ha pensato il compositore, quindi il compositore ha pensato e ha suonato. Beh, non è sempre facile con uno strumento riportare, no, tutto quello che vuole il compositore, e proprio la difficoltà di suonare uno strumento è il fatto di
parlare attraverso la musica, cosa che per esempio chi canta ha una facilità data dalle parole, ha una facilità data dal movimento. Questo invece penso per un violinista, per un pianista, deve passare attraverso un'interpretazione, attraverso un fraseggio che deve parlare per voi, giusto? Sì, sì, assolutamente. Il mio sogno è di continuare la scuola genovese di esecuzione e della composizione fondata da Paganini. Per esempio, ho già ho presentato al pubblico negli anni scorsi Sole Invictus, variazioni sul tema famoso napoletano Sole Mio, e anche il brano Senese, Gran Capriccio alla Paganini, scritto per violino solo, ispirato da varie canzoni genovesi. E quindi io spero di che la mia ispirazione ancora mi porta nuovi brani da comporre. Benissimo. Ho anche in progetto di fare concerto per violino ed orchestra. Bene, ragazzi, sarete stanchi? Vi lasciamo rilassare prima del verdetto finale. Complimenti, facciamo comunque. Tantissimi complimenti. Grazie. Un grande in bocca al lupo per la vostra carriera, sia che continui come violinisti, come compositore, come direttore, che la musica, che la musica comunque, sia con voi. Questa sera avete già vinto, no? Secondo me, nel senso che questi sei che vi siete avvicendati su questo palcoscenico, come avete suonato, avete raccolto i consensi di tutti. Di tutto il pubblico. Grazie. Come Star Wars, che la musica sia con voi al posto che la forza. Grazie mille di essere state con noi. Ancora complimenti per lo studio, per la passione, per le ore che avete dedicato al vostro strumento e per quello che ci avete regalato. Grazie. Prego. Allora, noi li lasciamo andare a cambiare.